diciamo nel cantiere del punto verde qualità di Dragona, e adesso vediamo un attimo di dare un po' di delucidazioni su quanto stanno costruendo, come i tempi. Questa è la struttura del McDonald's che si sta praticamente terminando, diciamo nell'arco di un mese dovrebbe essere pronta. Sarà un Mac Drive, questo, quindi con le macchine che entreranno, usciranno fuori, si prenderà. Ovviamente ci sarà un'area dedicata al parcheggio, quindi un'area proprio antestante. Quale sarà? Questa qui di fronte? Questa qui di fronte, poi si girerà tutto quanto intorno, no? E si uscirà da questa parte, qui ci sarà il cancello, no? Quindi si entra e si riesce dalla stessa parte. Contemporaneamente, diciamo, a fianco sta per nascere il parcheggio, un parcheggio a due piani. È stato fatto in addirittura due piani. Sì, interrato per una parte proprio per abbattere l'impatto ambientale, no? Ma saranno collegati lì rispetto alla strada? La strada, diciamo, che divide, quindi la strada del comune, no? Che divide le due aree, nonché poi la terza area che sarà adibita invece a verde pubblico, sì. È denominata così la area V3. Colazione della zona della via Biaggi di Dragona, è stato creato un ingresso direttamente dalla via Romagnola che si innesta in via di Dragone direttamente. Perfetto, quello è ottimo. Oppure va dritto e ha Non è questo qui senso unico. Unico, ho capito. Da qui in poi. Il loro tempo. Noi il tempo adesso su tutti i giorni non è stato molto buono perché poi ci hanno bloccato questo lavoro qua di questa parete. E per cui noi qui dovremmo scavare e arrivare al centro della strada come era da progetto. Okay. Ci hanno bloccato e ci siamo bloccati qua. Come mai? Per cui è perché c'era l'invasione della strada, diciamo, c'era la restrizione della carreggiata e devono cambiare la segnaletica e la viabilità, il senso di marcia. Okay, l'abbiamo fatto, però ci hanno procurato un mese e mezzo di ritardo. Perché noi avevamo chiuso questa buca qua, potevamo portare forze tutte dall'altra parte, invece ecco, siamo stati costretti a... Invece lì dall'altra parte del parco, quando inizieranno i lavori? Perché lì ancora... Noi già abbiamo iniziato, perché la struttura in cemento armato del fabbricato l'abbiamo fatta. Stiamo facendo una revisione di una fognatura esistente di acque chiare, perché lì si allagava sempre e bisogna evitare questo problema. Quelle sì, vanno direttamente vero, nel canale. Specialmente ultimamente c'era un problema... Abbiamo aperto già uno scavo, abbiamo scoperto tutta la linea, stiamo venendo avanti. Scoperta la linea, la revisioniamo, vediamo se funziona bene, poi alziamo i pozzetti, li portiamo in quota e poi riempiamo e facciamo. Sì, no, perché quello era da quando hanno fatto il semaforo, c'era sempre questo allagamento su via. Sì, 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 che poi tra l'altro arrivava fino a qui, cioè qui arrivava un'onda che portava l'acqua qui dietro le case. Sì. Infatti questo noi piano piano lo stiamo cercando di risolvere. Abbiamo fatto un convogliamento di acque dentro il canale di là. Mo stiamo predisponendo tutte le fognature e l'acqua chiara di qua e anche qua dentro, in modo che le acque queste qua verranno tutte smaltite direttamente da noi. Abbiamo i progetti presentati anche al Consorzio di Bonifica, alla provincia, per la laminazione delle acque chiare, in maniera che vengono prima disolate da piazzale, poi vengono in questa vasca, è una vasca di controllo. La vasca di controllo lavora sempre vuota, per cui poi sale e va nel canale con le pompe. Vabbè, ma sarà dall'altra parte, voi ci garantite che ci date il parco, pure se il manufatto, quello lì, poi gli fate una contro a noi del manufatto, nel senso a livello commerciale. Io credo che prima di Natale il 90% del parco dovrebbe essere aperto. La parte verde. La parte forse verde, mancheranno la parte i parcheggi, mancheranno quelli da fare, quelli che ci sono rimangono, non c'è problema. Però ecco, l'importante è che uno dà fruibilità all'aria verde. Ripeto, magari c'è stato un mese di ritardo per questo fatto qua, perché sennò avevamo già... Tutta l'area dovrebbero essere intorno questa, l'altra, e il parco dovrebbero essere 3 ettari, grosso modo, 3 ettari e mezzo. La parte verde? Il 55% è verde. 55, poi abbiamo un 30-30-25 di parcheggi, perché ci hanno tolto i parcheggi della metropolitana di qua, l'area del sovrappasso della metropolitana. C'erano questi famosi parcheggi della metropolitana. La nostra centro anziani praticamente. Quest'area qua era nostra, sì. Ed era parcheggio fino a qui e questo tutto verde. Invece ce l'hanno tolta per fare tutti i parcheggi della metropolitana. Sono finiti i lavori, questa area qui che rimane... Cioè noi adesso gli diamo una pulita e gli diamo, la sistemiamo con brecciolino rullato e schiacciato, in modo che attualmente si può già usare come parcheggio. Poi quando faranno i lavori faranno loro il parcheggio definitivo. Invece l'altra area che ci hanno tolto è questa qua,
dove qui c'è quel manufatto stradale che va nella fogna. E qui c'è la fognatura che arriva qua e va nel fosso che sta di qua. Ho capito. Noi stiamo revisionando la fogna da qui, che non era neanche compito nostro tra l'altro, fino ad arrivare qua. E poi facciamo un adeguamento fognario in modo che l'acqua funziona, perché sennò sarà allagano sempre tutti qua. Il parco poi sarà recintato come gli altri punti di qualità o sarà libero? Questo è libero, l'hanno voluto proprio il quartiere, l'ha chiesto. Questo ha chiesto proprio il quartiere di averlo libero, perché hanno paura che diventi a notte per cioè vanno del straforo, che saltano, si fanno male, cose del genere, capito? Vabbè, ci vanno senza saltare così. Sì, però sai, quando è considera che poi ci sarà una guardiania costante, perché siccome non l'avremo in manutenzione, tutte le mattine ci sarà qualcuno che passa nel parco e controlla un po' le situazioni. No, perché per esperienza ho visto quello fatto sulla Colombo, che quello è tutto recintato e quello è perfetto. Cioè... Insomma, quello viene da sempre l'aspetto di un'utilizzazione privata. Esclusivamente privata, capito? Se si apre la mattina e si chiude la sera, voglio dire, fine. A noi sarebbe andato meglio. Ci sono due... Però, diciamo, due linee di pensiero. Ci sono una piazza qui al centro con tutti i giochi per i bambini, c'è un'altra area del labirinto, insomma ci sono delle cose attrezzate per con i materiali proprio quelli adatti. Che l'ho fatto quello Ossia Antica, visto quello che ho fatto lì a via Torre Muzza, l'ho fatto io, ho messo i giochi di fronte al baretto lì a Saline. Ah sì, a Saline. Quello l'ho fatto io, ho visto. Ok, vedo, sì. E quello viene col tartan, quello tartan, il tappetino, sì, sì. Col tappetino per i bambini, per i bambini antiurto omologato europeo, insomma. Ma il centro sportivo sarà interamente privato o è comunale? No, è privato. È privato. Poi cercheremo di fare delle convenzioni particolari per quanto riguarda l'utilizzo per gli anziani e per i bambini delle scuole il mattino, ma quelle sono cose private, che se uno è pezzo 100 loro faremo a metà prezzo, per esempio, no? Ci sarà qualche cosa di agevolazione per gli handicappati, ma questo diciamo un po' noi tutti i centri sportivi lo facciamo per cercare di dare un maggior servizio a tutti quanti. Sentire che comunque rispetto al parco, cioè uno diciamo fa il profitto qui con le strutture, che però comunque mantiene il parco, cioè mantiene... Certo. Okay. Questa fa parte proprio della convenzione che il comune, la vecchia giunta di comune, sono loro lo strumento che hanno creato questa cosa, per cui molto in gamba è stato l'architetto Mastrangelo, che è stato il promotore di tutte queste iniziative, persona veramente squisita. Diciamo che queste strutture sono costruite con materiali ecocompatibili? Sì. Che cosa si intende per ecocompatibile? Intanto faremo del fotovoltaico, impianti fotovoltaici per la creazione di energia. Poi abbiamo la cogenerazione, sempre per evitare sprechi e consumi. Ci abbiamo il riciclo delle acque meteoriche, per cui vengono diselodate tutto quanto e poi vengono reimmesse negli sciacquoni dei sanitari. Per cui questo già è il riciclo delle acque, è una cosa che è importante. Poi le attrezzature stesse che anche utilizzate da... Per esempio, vede questo qui, tutti questi calcinacci sono materiali di recupero, di riciclo di calcinacci lavati, poi dopo piano piano vengono rimessi nel suolo, per cui non utilizziamo materiali di cava, di nuovo scavo, per cui pure questo è ecocompatibile. Poi ci saranno anche tutti i vari materiali che useremo per i giardini, per le cose, tutta roba a livello omologato, e legno, plastica e cose che vanno bene. Questo è un parcheggio su due livelli che è di uso esclusivo dell'impianto sportivo, per cui tutte le persone che vengono al centro sportivo non utilizzano i parcheggi pubblici, ma il 90% utilizza il parcheggio privato. Di qua ci non sono dovrebbero? No, non li può, neanche perché chiamano la tessera. Allora, quando uno c'ha la macchina che ha la tessera, viene automaticamente, l'ha detto. No, dicono dovrebbero, che quelli sono pubblici, ce la mettono uguale e poi vengono. No, perché l'ingresso del centro sportivo sta qui, non sta dall'altra parte. No, ho capito. E allora vengono qua, parcheggiano, vengono dentro e vedono. Ma quindi questo sarà comunque a pagamento? No. Questo è compreso nel prezzo di quelli che partecipano al centro sportivo. Sopra l'impianto di questo parcheggio ci metteremo a copertura dei pannelli fotovoltaici. Abbiamo previsto sull'area, quella lì che era occupata, dove c'era tutto quel casino. Perfetto. Ci mettiamo un piccolo manufatto e un posto per l'autoambulanza dei quartieri, per cui c'è una postazione fissa per l'autoambulanza, quelle volontarie. Ma dove? Là, dove sta quel camion. No. Capito? Lì ci sarà la strada che esce su e c'è un piccolo parcheggio. Quindi da questa parte qui? Esatto, da questa parte. Però il verde
e le alberature è una cosa che il comitato ci tiene, perché il verde per noi è sinonimo di riqualificazione, certo. Ovvero avere un'area del genere con solo cubature senza verde per noi vuol dire ulteriore degrado, ulteriore certo, cementificazione, certo. No, anche perché se sono... voi questo, scusami, se voi nel senso ci mettete a dimora gli alberi che sono da progettazione, anzi forse magari se ce ne mettete anche qualcosa di più, regalo che fate al quartiere, ma comunque è un elemento di riqualificazione per tutta l'area. Dalla progettazione andiamo a contare tutti gli alberi, giustissimo, cioè non vogliamo che se c'è il leccio lì ci sia il leccio, se ci sono 100 alberi, che dicono proprio quale tipo di pianta, quindi quello che sarà nella progettazione sarà messo, poi sicuramente sarà messo qualcosa in più, non qualcosa in meno. Dopo tanti anni di ritardi finalmente è partito il punto verde qualità e questo intervento sicuramente andrà a riqualificare quello che è una delle zone più problematiche del quartiere, che era rimasta, che è il bigliettino da visita del quartiere, che è l'ingresso del quartiere. Sarà una riqualificazione che riguarderà sia l'aspetto urbanistico, sia l'aspetto del verde e perché no anche quello sociale. Finalmente il quartiere si dota di un centro sportivo, cosa che fino ad oggi mancava, e tutta quest'area che diciamo per tanti anni è stata abbandonata avrà a disposizione anche dei servizi per i cittadini. Comunque il Comitato Cittadino di Dragona continuerà a vigilare sui lavori e sulla corretta esecuzione delle opere a vantaggio dei cittadini. Un grazie a Dragona TV.